Allora, Concetta, ci troviamo qui alla Galleria della Via degli Artisti. La Via degli Artisti, come tu sai, è una galleria che è stata inaugurata un anno fa e ha ospitato tante mostre personali. Quest'anno abbiamo deciso di ospitarne di meno, ma particolari. Già abbiamo avuto qualche evento un po' e ne avremo altri. Adesso c'è qualcosa di speciale. Io sinceramente questo tipo di arte la conoscevo proprio solo di nome, ma l'ho conosciuta grazie a te. L'arte del batik, che addirittura è diventata patrimonio dell'UNESCO. Sì, sì. E l'ho scoperto con te. Che cos'è? Grazie. Concetta Cappellini. Ciao, che ciao, cos'è Laura. Il batik? Allora, intanto grazie per averci ospitato grazie qui. A te. Parlo al plurale perché non sono sola, ma siamo 9 artisti del batik che hanno, diciamo, avuto la voglia di condividere questa grande passione, perché il batik davvero quando ti prende diventa una passione. Ma veramente? Sì, l'abbiamo conosciuta chi per un percorso di studi, chi casualmente come me, e ci siamo appassionati e da allora è diventato il nostro modo di esprimerci. E il batik in realtà ha una tecnica molto antica. La sua origine è anche molto sconosciuta tuttora, ci sono varie ipotesi, tanti studi, c'è chi la vuole di origine egizia, addirittura il V secolo avanti Cristo, sì, secondo una pratica durante l'imbalsamazione, però diciamo che comunemente viene considerata una tecnica di origine indonesiana, soprattutto perché tra l'altro l'Indonesia dal XIII secolo ne ha fatto proprio un'identità. L'ha caratterizzata talmente tanto e l'ha fatta così propria da diventare una parte dell'identità indonesiana. Senti, ma come si diventa, cioè, pittori, no? Dice, ho la passione della pittura, si fa anche a scuola, ma un artista come decide di diventare un artista del batik? Sperimentandola. Allora, il batik è una tecnica molto particolare, nel senso che richiede molta concentrazione e quindi in qualche modo ti coinvolge, perché è una tecnica in qualche modo inversa rispetto alla pittura, forse anche per questo è poco conosciuta. E nasce in realtà come tecnica artigianale più che artistica. In Indonesia, io faccio sempre riferimento all'Indonesia perché è da loro che noi abbiamo attinto questa tecnica. Era la tecnica che usavano le donne per decorare i tessuti per l'abbigliamento nelle cerimonie importanti, nei rituali sacri. E quindi era una tecnica artigianale, seppur di lusso, molto pregiata. Quando è stata importata poi in Europa, più tardi, gli artisti si sono accorti della caratteristica del batik e l'hanno utilizzata come espressione d'arte. E quindi in che periodo è arrivata in Europa? Allora, siamo nel XVII secolo all'incirca, XVI-XVII secolo, e quindi è diventata poi il modo per esprimere. E in Europa per tingere i tessuti, i vestiti, così è stata poco utilizzata? Sì, da noi occidentali non viene utilizzata la tecnica del batik. In realtà le tecniche di decorazione dei tessuti sono molto orientali, perché esistono tante tecniche per decorare i tessuti, ma hanno tutte un'ispirazione proveniente dall'Oriente. Quindi noi occidentali forse abbiamo ereditato da loro, e i popoli antichi tingevano i tessuti, ma li decoravano in maniera diversa, non avevano questa tecnica per decorarli. Senti, ma mi sembra anche una tecnica molto di concentrazione, di riflessione, quasi una tecnica che serve più allo spirito, no? Allora, secondo alcune letture che ho fatto io, infatti per molti il batik, fare batik era come toccare il cielo ed elevarsi verso le divinità, perché sì, ripeto, già nella sua esecuzione richiede molta concentrazione, semplicemente perché il batik è fatto da fasi distinte fra la stesura della cera, che cera d'api e paraffina, e il colore, la tinta per tingere il tessuto. Lì dove è stata messa la cera non si può più tornare indietro. Quindi già
questa tecnica già richiede, diciamo, la concentrazione giusta, bisogna aver ben chiaro il decoro da fare, no? E come rispettare questi step di colorazione e di stesura di cera. Una prova, bisognerebbe vederla. Allora, se uno vuole, è curioso e vuole vedere come si fa la tecnica del batik, noi sabato 23 faremo un piccolo aperitivo di benvenuto a chi viene a visitare la nostra mostra e faremo anche una dimostrazione della tecnica del batik. Assolutamente no, anzi. Non capita tutti i giorni. È un'occasione. Io alla mia età, davvero. E senti, un'ultima domanda. Che significa batik? Allora, batik è una parola che deriva da due parole indonesiane che sono amba e tik. Amba in indonesiano vuol dire scrivere, tik vuol dire goccia. Quindi attraverso lo strumento che loro usano per fare le decorazioni, che è il junking, che ha un beccuccio piccolissimo da cui fuoriescono tante minuscole gocce di cera fusa, si scrive proprio sul tessuto la decorazione con tante piccole goccioline di cera. Per questo amba tik deriva e ha dato il nome alla tecnica. Vi aspettiamo tutti alla galleria di Via degli Artisti. Ricordiamo gli orari, Concetta. Allora, io sarò presente in galleria venerdì, sabato e domenica, la mattina dalle 10 alle 13 e il pomeriggio dalle 16.30 alle 19.30. Tutti i giorni? Dal venerdì alla domenica sempre. E domenica, poi gli altri giorni dipende. Sì, un po' alternato. Comunque, noi ricordiamo sabato, assolutamente non perdere questa dimostrazione. E grazie, Concetta. E grazie a te, Laura. Grazie a te. Grazie. E grazie alla Galleria degli Artisti.